ragazzi, bentornati alle tre migliori applicazioni di questa settimana Android. Ho scelto tre belle applicazioni per voi. La prima molto interessante, soprattutto per un contesto di farsi un'istruzione su una lingua, quindi English for Beginners, quindi l'inglese per i principianti. Un'applicazione che può dare una mano a chi vuole affacciarsi, avvicinarsi alla lingua inglese. Oggi oramai lingua internazionale sempre più importante, viste le tecnologie, lo sviluppo di internet, la comunicazione, comunque dove l'inglese arriva sempre ed è sempre presente. Questa applicazione è molto semplice, molto basilare. Si parte, per dire, con una scelta, diciamo, giocattoli. Vedi, yo-yo, yo-yo. Puzzles, quindi vi dà una pronuncia, vi fa vedere l'immagine di quello che volete, insomma, che in inglese venga poi tradotto. Qui c'è ovviamente la traduzione da puzzle a puzzle. E avanti, climbing frame, quindi anche qua la casa per i giochi dei bambini con lo scivolo, quindi la struttura rampicante. Poi andiamo avanti, scooter, sempre un po' più difficile. Playing area, cioè vi dà anche una miglioria della pronuncia. Questo può servire sia per migliorare la pronuncia chi ha già un inglese più avanzato, sia per imparare proprio la lingua. Water nella sua pistol. Water pistol, quindi la pistola ad acqua. E poi, insomma, qua finisce una prima serie. Possiamo poi continuare con altre serie di consigli per l'inglese. Qui ho notato un piccolo baco, che praticamente quando cerco di tornare indietro l'exit non ha nessun, poi ci sarà un aggiornamento, è un'applicazione abbastanza nuova, nessun rientro, e mi trovo costretto a riavviare a volte l'applicazione. Vabbè, niente di male, comunque si rientra. Vita, baby, teenager, generation, generazione, insomma tutto con immagini e scritte chiare. E seconda applicazione, chi non conosce la dama, la famosissima dama, ci sono tantissimi giochi di dama, ma io ho voluto mettere questa perché è fatta veramente bene, semplice, ben curata graficamente. A me la dama piace molto come gioco. Questa è una dama inglese, c'è la dama russa, la dama brasiliana, tre modalità. Io parto dal livello principale della dama inglese, poi ci sono anche le impostazioni dove possiamo poi avere la possibilità di spegnere, disattivare i suoni, insomma le solite modalità, e anche cambiare i tipi di temi di luce, no? Vedete, si possono scaricare poi altri temi per giocare anche bianco su nero, insomma eccetera eccetera, ci sono varie modalità. Partirei ovviamente col giocare una partita semplice. Vedete, livello principiante, parte la CPU. Parto io. Prima bisogna cliccare sul nostro sulla nostra dama da spostare, poi cliccare su dove andare. Vedete, in questo momento mi sposto, prima premo qui, poi premo qua nello spazio dove andare, e così si susegue il gioco. La classica, insomma, dama, che è sempre ben efficace. Ma vedete, ben fatta, una bella grafica, tanti temi, un passatempo notevole. Qua sono obbligato a mangiare, ovviamente quando dobbiamo mangiare se mangia, ma possiamo anche rinunciarci tornando indietro. Ma qua mi sono fatto mangiare, ma ho anche mangiato, insomma poi il gioco si sviluppa con le classiche regole della dama. Da questo punto vado avanti, poi mi mangio, insomma la partita si sviluppa a livello principiante già accattivante. I livelli sono difficili, già principiante ti metti in difficoltà, quando si sale già a un livello più avanzato incomincia a essere complicato, ma con un po' di ingegno si può arrivare, diciamo, a fregare la CPU e riuscire a vincere, non dico sempre ma molto spesso, le partite. Molto interessante, grafica accattivante, ben fatta, semplice, mi è piaciuta, ve l'ho voluta proporre. Se siete appassionati di dama, scaricate, si chiama Dama. Poi nel link in descrizione del video vi metto sempre i nomi delle applicazioni. Altra applicazione interessante, allenamento addominale. Oramai la tartaruga va di moda, chi fa palestra lo sa benissimo, piace agli sportivi tenere le addominali in bella vista, quindi ABS Workout ci dà la possibilità, questo che ha creato appunto questa applicazione, di gestire, piccolo banner pubblicitario, gli addominali. Ma è veramente ben fatta, vedete tutti i giorni segnati da 1 a 7, ci sono tantissimi allenamenti, addirittura 30 giorni, c'è un completamento percentuale. Cominciamo col primo giorno, vedete rotazione del tronco, se facciamo inizio, pronto, vedete, iniziare. Ti dà pronto per iniziare, secondi, rotazione del tronco. Vi do un po' il volume, saltiamo, vedete, 30 secondi di rotazione, voi imitate l'immagine. Poi potete ovviamente fermarvi e dire ok, l'abbiamo fatta, non ce ne frega più niente. Regolare il ritmo a piacimento. Voglio esco dall'allenamento, scusate, torno indietro. Primo giorno, inizio, tornerò sempre ovviamente alla rotazione del busto. Prossimo, 30. Se esco da questo allenamento e vado al secondo giorno, incomincerò a avere altre cose.
da poter iniziare. Pronto ad iniziare. No, si inizia sempre da lì. Vabbè, la rotazione del tronco è obbligatoria. Quindi bisogna fare i 30 secondi di rotazione per poi passare al successivo allenamento. Vabbè, facciamo questa rotazione. Beh, vedete la signorina, mi pare chiaro. Cioè l'allenatore virtuale vi dà comunque una serie di consigli, di secondi giusti per migliorare la vostra forma. Io la trovo veramente ben fatta. Adesso vediamo un attimino alla fine dell'esercizio. 3, 2, 1, avere un riposo. La pausa, la saltiamo. Lo sgranocchio cowgirl, vedete? 2, 3, 4. E così fino a 14, finché l'allenatore vi fa andare avanti, finché vi darà tutti i consigli per migliorare il vostro allenamento. Poi di giorno in giorno si va avanti, qui c'è anche la pausa che fa, insomma l'applicazione è ben fatta e migliora quello che sono veramente le addominali per chi poi è molto appassionato alla cura della sua forma fisica. Io sono uno sportivo, quindi sono d'accordo con questa applicazione. Devo scegliere una delle tre? Beh, a me è piaciuta molto sinceramente l'applicazione dell'inglese, perché è importante oggi come oggi farsi una cultura su questa lingua che è diventata ormai la lingua internazionale. La vedo ben fatta. Taste. Dà delle informazioni di base molto semplici, ma vi dà touch, la possibilità di imparare le parole basilari per chi si avvicina a questa lingua, con immagini, con una voce guida, con semplicità. Wow. E secondo me questa è una cosa molto molto interessante. Poi ci saranno anche altre applicazioni di inglese molto più avanzato, magari le vedremo, le avevo già recensite altre, però diciamo ero indeciso tra l'allenamento per addominale e questa, ma preferisco scegliere English for Beginners. Ciao a tutti, da Paolo Uguale da 4K Tech, grazie come sempre, alle prossime!